think I'm funny without any makeup on. Amo Katy Perry quando rompi con qualcuno, ti posso dire, that's the vibe. La musica ti ha mai aiutata ad affrontare argomenti considerati tabù? Vedevo una problematica nel me che parlavo di sesso, ne parlavo spesso perché cercavo di capirlo e trovavo sempre muri di fronte a me. Se mi avessero spiegato più cose, se io avessi indagato con le persone giuste, avrei risolto, di non dire, la mia vita molto prima, credo. L'amore, che sia felice o sofferto, è per te una fonte di ispirazione? Credo sofferto, perché l'amore, quello felice, te lo godi nel momento, no? Non ce n'è bisogno di parlarne. E invece l'altro sì, perché ti rimane forse più in testa. Vieni. Io pezzo. Vuoi sentirla? Puoi farmi tutto ciò che vuoi, tanto il nostro tempo è già finito ormai. Non avessi avuto un po' di più, saremmo ancora in due. Prova a collegare i momenti sotto a delle canzoni. Il tuo primo bacio? Danza Kuduro. Sai che il primo bacio forse io mi ricordo invece Fumo e cenere. La tua prima volta? Tutti i miei sbagli dei Subsonica. La fine di una storia? Jeff Buckley, Love Issue, Duke and Mother. Katy Perry, The One, The Caraway. Anche Teenage Dream. I think I'm funny without any makeup on. Amo Katy Perry quando rompi con qualcuno, ti posso dire, that's the vibe. Credi che la musica possa essere un veicolo di informazione e sensibilizzazione? Riguardo tante tematiche, che può essere il sesso, può essere tante altre cose, però è giusto anche staccarsi da quello che dicono gli artisti. L'artista non è un filosofo, non è un politico, non deve dire le cose bene. Un artista le deve dire. Nel momento in cui si crea una conversazione, vedere da parte di suoi ragazzini che qualcuno ne parla e ne parla normalmente, li spinge a volerne parlare anche loro. Secondo te c'è più libertà nella musica o nel sesso? Io ti direi, per quanto riguarda la mia visione di entrambe le cose, nella musica. Cioè, io non ho vincoli, non me li pongo almeno. Nel mio caso entrambe, ti posso dire. Io non mi sento libera al 100% di dire quello che voglio. E nel sesso amo, non ne parliamo, ti prego, cioè proprio non ne parliamo, non mi sento libera affatto. Cioè vorrei, mi spingo per esserlo, ma non è così. Mi rendo conto che è difficile trovare due persone che riescano a combaciare il loro livello di apertura mentale. Non siamo mai seri, siamo stati un pochettino più fragili. Io sono stata molto fragile. È stato bello per te. Grazie, anche per me è stato bello.